non potevamo iniziare con questo oggi, intanto è un'emozione tornare al teatro, anche per me, penso anche per voi che siete il pubblico, quindi fare un bel applauso perché dopo un anno è fatto. Tra l'altro questo è stato, mi dicevano, è stato il primo teatro con cui si esibì appunto Felice Musazzi, il primo teatro lignanese, quando era ancora teatro Cinema Lignano. Quindi è un altro avvenimento che ricordaci e conduce a questa serata appunto per presentare il libro scritto dal comitato, che ha voluto fortemente questo libro, il comitato per appunto per il centenario di Felice Musazzi, per raccontare soprattutto a chi non conosce Musazzi, quindi i più giovani, non solo il grande artista che è stato, che ha fatto conoscere Legnano e tutti i teatri d'Italia, ma conoscere l'uomo. Io ho letto il libro, comunque ti fa specchiare, no? Perché comunque per uno che è nato a Legnano, un personaggio come lui che ha lavorato alla Francotosi per tanti anni, mio padre ha lavorato lì, mio padre del 22, del 21, quindi insomma ci sono tante cose che ci accomunano noi legnanesi con Musazzi. Poi si dice nella comicità che il pubblico ride se si riconosce, quindi lui quello che ha fatto è far conoscere al pubblico e a riconoscere quella che era la realtà dei cortili. Io sono molto contento, è stato un grande sforzo da parte del comitato quello di scrivere questo libro, e poi con il Covid è stato rimandato, quindi comunque sono 3 anni che hanno lavorato per questo libro. Farei un applauso al comitato. Allora, vi sono preso dei fogli perché dobbiamo presentare un po' di persone. No, poi ci sono tante cose, sono personaggi importanti della nostra realtà, che è la realtà legnanese. Quindi vado a presentarvi, lui è il presidente della famiglia legnanese, Gianfranco Bononi. Ciao. Ciao Gianfranco. Bene, tutto bene. Bene. Buonasera a tutti, grazie a tutti voi per essere presenti a questa serata per il tributo che diamo a Felice Musazzi. Per cui davvero sono emozionatissimo con questa serata, anche perché ho avuto la fortuna di conoscerlo, Felice Musazzi. E per questa organizzazione qua e per tutti questi eventi devo davvero avere un parere di ringraziamento a Roberto Clerici, che quando mi ha chiamato e ha coinvolto la famiglia legnanese in tutto questo progetto per il centenario della nascita di questo grande uomo e questa importante figura legnanese di Felice Musazzi. I nostri consiglieri hanno subito accettato per primi proprio partecipare a queste iniziative.